anni fa dovevo partire per un posto durante le vacanze di Natale, Capodanno, quei periodi terrificanti, sono andato a Marindi. Quando ho annunciato, lo sapevo già qualche mese prima che sarei andato lì, e in classe dissi che avrei preso questo aereo, che avrei fatto questo viaggio, e una mia allieva mi disse: ma prof, lei non ha paura a volare? No, io ho detto: no, ma potrebbe succedere qualcosa, perché non scrive prima di partire qualcosa in cui riassume la sua vita? Mi ha invitato a scrivere un'autobiografia, questa ragazza. Io l'ho presa subito in parola, io faccio sempre quello che mi dicono i miei allievi, e l'ho scritta in una settimana. Si intitola Come in un romanzo, autobiografia di un alieno. Vi piace? Allora, ve la leggo tutta, guardate che non è lunghissima, è molto divertente. Andre, non ho memorie dell'età mia verde, trame illusorie che ogni vento sperde. Se tento di ritesserne l'ordito, s'addipana il groviglio a un infinito c'era una volta, fiaba che declina fin dal risvolto della copertina. C'era una volta una cucina, un grato sentore di carbone e pantostato, una scala saliva all'abbaino. Se il bimbo s'affacciava all'ammezzato, la vecchia non smetteva di cucire e al suo regno di spilli lo invitava. La mamma era partita dal mattino, ma nella casa ancora risuonava l'eco della sua voce all'imbrunire. Barasso azzurra, i grilli, la pineta. Allora m'era ignota l'arte della scrittura. Del sogno era teatro la natura. La storia che vivevo, solo protagonista, ignara era di titoli d'artista. Venne il mio giorno e nacque un nuovo sole quando mi innamorai delle parole. Ai tempi in cui leggevo La vittima è presente, La maschera dell'odio o La sciarpa di velo, tutti i Gianni Mondadori che leggevo da piccolo, quelli con quelle belle copertine, ero nel mio elemento, ma inconsapevolmente la parte già assegnata nell'incompiuta scena veniva recitata con scarsa convinzione. Erano tempi di prova, di disagio. Una pena sottile li segnava, l'ombra di un sortilegio che costante vegliava. La scuola era un teatrino ritagliato, cartapesta il fondale. In primo piano, dalla porta arrancava la lavagna, paltò e grembiule, una fatina nera, l'ultrasonora signorina Mera. Partenza per... La voce esasperata graffiava il vuoto. Era il tema, no? La voce esasperata graffiava il vuoto, e la destinazione che il titolo del tema sottaceva, per me, per lei, quale sarebbe stata? Il gesso malinconico strideva sui tre puntini della sospensione. La domenica lenta si sfibrava di incanti e noia. La televisione mi era già allora solo indifferente. Le preferivo i dischi di musica leggera, melodica, suadente, Vera Nebbi, Luisel, o gridata ma piano, Vanna Iba, Rossano. Tutte canzoni fatue da balera, in musica i miei gusti erano e sono da commessa apprendista parrucchiera. Vera Nebbi cantava coi diabolici. Oh, tu vuoi sapere chi son? Costretta da un divieto, non lo poteva dire.
amava nel mistero, mantenendo il segreto. Invece Vannaiba, coi giullari, gridava più spigliata: via, vado via, quasi feroce. A me comunque aveva spedito impegno una fotografia, perché io scrivevo ai cantanti e loro mi rispondevano. Vera Nepi cantava coi diabolici. Oh, tu vuoi saper chi son? Costretta da un divieto, non lo poteva dire. Amava nel mistero, mantenendo il segreto. Invece Vannaiba, coi giullari, gridava più spigliata: via, vado via, quasi feroce. A me comunque aveva spedito impegno una fotografia, perché io scrivevo ai cantanti e loro mi rispondevano. Trovo gli indirizzi, scrivevo: Betty Curtis, via Plinio 14, Vannaiba, corso Buenos Aires 66. La mia stanza era volta ad occidente, lunga e stretta, guardava l'oratorio. Tutti i giochi possibili a due mani o a due piedi sfilavano i miei occhi, giocati da ragazzi un po' villani. Al balconcino stavo volentieri a leggere. Talvolta s'affacciava la deliziosa Pia del terzo piano, mi salutava. Il cielo era lontano, ben oltre il campo della pallavolo, dove a sera restava il prete solo. Era quasi addossata alla finestra la scrivania, ripiano in vetro a strisce, a lasciare visibili le immagini di cantanti ed attrici, si capisce. Cassetti 5. Macchina da scrivere, scelta come compagna per la vita già in prima media. Ed il mio primo giallo, Il gatto della strega, fu di 7 cartelle in bella copia già perfette. Le avevo già perdute a quei begli anni le figurine delle dive, sacre icone del mio solo monastero, divine incantatrici, sibille di un mistero che non poteva sciogliere un oracolo, non intaccare il tempo, a cui fedele dovevo rimanere come a un voto, benché un destino stupido e crudele ma abbia tolto quei nomi, quelle foto. Celeste Holm, Nina Fock, Ellie Parvo, Brenda Marshall, Ginarlo, Annabella, Evelyn Keyes, Dora Dor, Grace Kelly, Irene Dunn, Anne Blythe, Virginia Mayo. Dormivate con me sotto il cuscino, custodi delle veglie di un bambino. Io, così poco ai giuramenti incline, pronto a giurare che non mi sarei mai giaciuto con altre concubine. Promessa che mantenni facilmente, frigido ed insensibile com'ero agli erotismi dell'adolescente. Presentivo del resto che sarebbe stato così per sempre, che avrei amato per sempre le mie dive solamente. Come avrei amato, senza mutar gusto, un certo tipo di persone e cose, persone strane e folli al punto giusto, e situazioni anomale, curiose. Io sapevo già tutto quel che sarebbe stato. Sapevo che sarei diventato famoso, insomma, un personaggio. Non ero uno qualunque e davo per scontato che la mia pianta avrebbe frutti speciali dato. Avrei insegnato, scritto, recitato. Era già tutto chiaro, preordinato. Ma della gloria, come dell'amore, a me non importava quasi niente, e nemmeno dei giochi. Mi importava solo una cosa: diventare trame, vicende, storie, preferibilmente, anzi sempre, vicende di delitti in cui coinvolte erano vecchie dame, impavide zitelle governanti, in dimore isolate vacillanti nelle tempeste. Semplice magia di un temporale, e mai la polizia. Nutriva la mia linfa video immaginativa un'alimentazione filmica d'eccezione, a
al Cinema Centrale sempre due films, potevo, in casi fortunati, accoppiare Rebecca al Villaggio dei Dannati. O con Tiro Mancino, quando la gang colpisce, a caccia all'assassino. E ad attrarmi ingannevole fu, con Senza Respiro, un Delitto e Castigo, non abbastanza giallo, ma tuttavia notevole. Il genere che ho sempre preferito è il giallo femminile d'atmosfera, ingenuo nella gotica maniera dove il terrore ha il fascino di un mito. Mi chiamo Giulia Ross, qui prigioniera ma rinchiusa una coppia d'assassini, madre e figlio. Per loro oscuri fini stanotte piomberò sulla scogliera. Ma se gettassi la mia veste bianca dalla finestra a fingermi già morta, se ritrovassi la dipinta porta, ci riuscirò, il coraggio non mi manca. Sull'orlo di un dirupo, fra gemiti stridenti, la colonna sonora improvvisata John Cage e Penderecchi anticipava con un'arte più unica che rara. Ero Miss Mary Merrill in Assassinio X e alla pensione Clara, di Viale Cappellini a Rimini si intende, strisciavo la terrazza dalle sdrucite tende in rantoli sommessi contro figura astuta di Dorothy McQuire, la sordomuta. E qualche volta, incerto su quale ruolo scegliere, se vittima o carnefice, mi sdoppiavo imparziale. Janet Leigh impotente nella doccia, Perkins Bates che vibrava il suo pugnale. Solerte compilavo graduatorie con le interpretazioni di premi meritorie. Ann Baxter, la glaciale, nel film Acqua alla gola, ex aequo con Bette Davis, la Baby Jane perfetta, unica e sola. Ad Olivia de Havilland, Un giorno di terrore, il premio della critica al cinema d'autore. E fra le attrici non protagoniste spiccava la McCambridge, Mercedes, sempre brutta. Elsa Lanchester, Betta St. John, l'eterna Agnes Mureal, fra gli umili Reietta. Fra dischi, libri e film, vissi quegli anni obliqui, fra i 12 e i 18, quando già tutto era scritto, ed io, tranquillo e muto, vedevo ciò che sarebbe accaduto. Nulla, sostanzialmente. Ma si sa come in un film la vita va vissuta, o percorsa comunque la tua strada, facendo finta che qualcosa accada. Qualcosa deve accadere, annunciava il titolo di un giallo Mondadori, ed il pensiero già fantasticava a quella conturbante copertina dove guardava il mare tra i colori del tramonto una triste signorina. Ciò che per altri furono Tex Willer, Nembo Kid, campioni di fervore, per me fu Carlo Iacono, di gialli illustratore. Per Opere di male, sul muro un'ombra scura riverberava in Damien frammenti di paura, ma nella veste bianca spiccava in luce piena la bionda col revolver per il colpo di scena. E una scritta frequente peccava un po' da ardire. Questo libro, diceva, non vi farà dormire. Nella vita reale, mesi ed anni passavano in un rosario eguale. Nulla accadeva, mai. Contrariamente al titolo di quel libro d'azione, aspettavo il capitolo della rivelazione, come s'aspetta in certi qualcuno la cui assenza confusamente senti, temendo di non fargli la debita accoglienza. Così, per mesi ed anni, quasi per una vita, anni grigi in cui fui nottambulo, poeta, girovago, attore, libertino, eremita, esimio professore, la storia si snodava col ritmo della favola, dubbiosa se concedermi l'identità fatale o lasciarmi quel dono, quella magia speciale di combinare scaltro persona e personaggio, romanzo, vita ed altro.
le mie prime maestre erano state figure di donne, nella vita e in più letterature. Il primo amore, Mary Roberts Reinhardt, o forse Mignon Everard, sua sorella minore, sempre donne. Chissà perché, nell'uomo non trovai mai modelli congeniali, così ipocriti, futili, banali, con quella grinta dura, corteggiosa, e un'autorevolezza di facciata, rispettabile alone di che cosa? In certe donne ritrovai la mia intima nota lieve e disperata, di fata e strega, lucida follia. Un qualche personaggio ottenni di incontrare, che permise il miraggio di durare. Un insegnante, la mia signorina, Greta Garbo, in un'aula ogni mattina, che mi ammaliò di greco e di castelli in aria. Una poetessa, Daria, maestra di ironia, e Adriana, archeologa della malinconia. Per anni mi scortarono in un cammino simile a loro, per l'uguale vocazione all'assurdo e all'ideale. Ma non mai si compiva una vicenda tesa ad un qualche confine, né alcunché mi ghermiva di cui potessi dire ma colto di sorpresa. Benché non fosse certo la mia vita comune, immobile fluiva da cataclismi immune. La tempesta sognavo, l'imprevisto che abbacinasse come in un romanzo, come in un film. Ma quale mai realtà poteva pareggiare le mie trame ed eludere la banalità? Vissi storie d'amore solo con la scrittura. Lì pareva esaurirsi ogni avventura, e mai che mi riuscisse un qualche lieto fine. Sedotto dai tentacoli di provette assassine, di vergini diaboliche, ero immancabilmente di insidie funamboliche la vittima innocente. Avrei dovuto scegliere, confiuto previdente, fra la vita e il romanzo, fra la realtà e la recita, la migliore offerente, la più lieve prigione, o da entrambe raccogliere in saggia commistione le garanzie più facili alla sopravvivenza? Di quale dei due limiti potevo fare senza? Era quella parola fatidica, esperienza, a disgustarmi, solo a mia dannazione, come quell'altra sua gemella, reale, come impegno, ancora meno bella. Tutte parole che sentivo turbinare nell'aria intorno a me. Eravamo nel vortice del tetro 68. Per me soltanto un anno di studi e di supplenze, queste davvero trepide esperienze. E così il mio reale era la scuola ed il mio impegno, quello di insegnare ai bambini la voglia di sognare. Ai ragazzi piaceva. Era reale quel nostro smemorato divagare dalla vecchia del sonno atemporale, da cime tempestose al pescatore preso dalla sirena, da Nausica ad Alice riflessa nello specchio come in un magico intrattenimento? E sarebbero stati poi capaci di mantenere vivo quel portento, sopravvivendo loro alla sconfitta, alle insidie del giorno più tenace? Io, fino ad oggi, sono sopravvissuto alle lusinghe, alle depravazioni dei buoni sentimenti, alle scommesse dei maligni, ai cancri degli innamoramenti. Sono sopravvissuto alle emozioni, a crisi, a esaurimenti, alla morte di Dio. Quello degli altri forse, perché il mio non è mai morto. In ottima salute, gode di una speciale indennità. E sopravvivo alla stupidità dei miei contemporanei, travagliati nella scalata alla volgarità, dal peso di un'angoscia minimale, suicidevole, incline ai surrogati, arida ad un'aridità banale.
vivo sul lago, in una solitudine, eccola la parola che mancava, mia fidanzata, sposa, madre, schiava, che nessuno interrompe d'abitudine, che nessuno ha il coraggio di violare. Il coraggio, diciamo il desiderio. Del resto, che cos'è da guadagnare chi si avventura nel mio labirinto? Senza prendermi qui troppo sul serio, i sani si rifiutano d'istinto. Eppure sono sempre qui che aspetto quando non scrivo. È come se un tassello mancasse al mio mosaico perfetto. Di tanto in tanto il dubbio mi si pone se l'ospite avrà umana consistenza o sarà larva, magica visione. Poi persuaso ritorno a mia scienza. Dovrà essere come è sempre stato in ogni incantamento del passato. Dovrà essere come nella scena madre di un film, quel brivido divino che improvviso seduce, come l'eco di una struggente melodia, violino singhiozzante, celeste nostalgia, come nell'ultima pagina il nome di certe insospettabili assassine, un riconoscimento d'eccezione, a cui non segua la parola fine. C'è il resumé, che sono 12 versi, che dicono: nella mia vita qualche cosa ho fatto, ho scritto più di un libro, ho recitato un atto, non volli mai un amore che non fosse perfetto, sono rimasto solo, il dado è tratto. Ho convinto il mio corpo a vivere in astratto. Ero probabilmente, anzi di certo, matto. Bravo, bravo. Straordinaria. Rende tutto. Dice tutto. Allora, ho parlato qui della mia infanzia a Barasso, che salivo le scale e arrivavo dove c'era la Giuseppina. Io ho sempre incontrato delle strane donne nella mia vita, meravigliose, ma molto strane, cioè insolite. Per esempio, c'era questa signorina. Tutte vecchie, tutte zitelle. Sì, sempre. È una cosa del karma, sarà spiegabile con la reincarnazione, che ne so. Allora, io ero a Barasso, mia mamma mi piantava lì da Irene, che era vecchia. No, l'Irene abitava nella casa a fianco della nostra. Infatti, mi ricordo quella casa, non la mia. Sopra l'Irene c'era questa scala che si saliva e c'era la Giuseppina, che era una signorina. Non vecchissima, avrà avuto sui 50, perché dopo quando è morta era nell'80, sì, avrà avuto sui 50 anni. Io salivo queste scale, arrivavo in questa stanza dove c'era lei con la macchina da cucire e un piccione, lei parlava con un piccione alla finestra e mi mettevo sul letto della Giuseppina e la guardavo, lei che cuciva, e l'ascoltavo, che mi raccontava tante cose originali, molto carine. Per me quello lì era un paradiso. Io non giocavo con i miei compagni, ma quando mai? Non ho mai giocato con nessuno. Salivo dalla Giuseppina tutti i giorni e stavo lì. Lei mi faceva le con la carta stagnola delle figurine, oppure mi raccontava tante storie degli animali. Poi andavo a fare passeggiate, mi faceva vedere i nidi. Era una persona particolare, molto dolce e molto carina, che aveva voluto andare in convento, avrebbe voluto, ma non l'avevano presa per una malattia, non so per che cosa. E lei diceva a mia mamma: ma signora, ma come fa a dire che il Silvio è cattivo? E io ero un po' pestifero, no? Un po' vivace, molto vivace. E la Giuseppina diceva a mia mamma: ma il Silvio è buonissimo. Ma infatti io con lei ero un angelo, no?
Poi passano degli anni e incontro la mia prof del ginnasio, altra signorina completamente fuori dal mondo, cioè molto originale, no? E lì è stato più che un innamoramento, lì è stato proprio un invasamento, no? Però lei mi ha fatto capire quello che ero, quello che amavo. E andavo sempre da lei, a casa sua, lei faceva lezioni a un sacco di gente, io ero seduto vicino a lei e sentivo tutte le lezioni. Per me quello era il massimo. Cosa me ne importava a me dei miei compagni? Erano tutti così stupidi. Io andavo dalla signorina, no? E lì imparavo tante cose. Nel frattempo l'avevano mandata via dalla scuola, però, perché c'era stata una storia, l'avevano accusata di aver plagiato un ragazzo, ma delle cose incredibili. Lei era molto originale, una persona completamente fuori da ogni schema, che in quegli anni faceva un po' scandalo, no? Lei si truccava in casse, poi diceva: "Specchio, tu sei il mio solo amico", e lo metteva nella cosa. Oppure: "Silvietto, perché hai quella faccia così triste oggi? Vieni qua, tirami sulla chiusura lampo". E aveva un vestito rosso e aveva un po' giù la chiusura lampo e diceva: "Stamattina ho detto a mia mamma: mamma, aiutami a vestirmi. Sapete cosa mi ha detto? Si è girata dall'altra parte e ha detto Aranges". Meno male che c'è il Silvietto che me la tira su lui. Ecco, era una persona così, poi molto bella, molto vistosa, ma molto severa, tremenda, no? Che naturalmente mi conquistò in toto. Poi sono diventato suo grande amico fino all'ultimo soggiorno, siamo stati sempre insieme a parlare, a raccontare tutto, io le raccontavo tutte le mie cose, lei mi diceva: "Sì, va bene, questo sì, questo no, 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 no", tutta così, no? Molto sicura di sé, è una donna di un'intelligenza sconfinata, però non era certo una persona nella norma. Lo stesso con altre figure che hanno costellato la mia vita, che nomino lì, l'Adriana, l'archeologa, non è l'Adriana nostra, era una Adriana uno, numero uno, che avevo conosciuto a 17 anni, 18 anni, e questa era una prof di archeologia, di epigrafia, che diventammo molto amici. Poi c'è stata tutta una storia molto complicata con un uomo che lei ha voluto sposare per redimere da tutta una situazione, ma era un matrimonio fasullo e io ero molto amico anche di lui, eccetera eccetera. Insomma, a me sono successe delle cose molto interessanti da molto giovane. Poi dopo i 25 anni non è successo più niente. Cosa è successo? Sì, ho avuto tanti allievi simpatici, ho conosciuto qualcuno, sì, con cui c'è stata una bella, come dire, intesa. Di eventi veramente importanti come quelli della quando ho conosciuto la Giuseppina, quando ho conosciuto la signorina o l'Adriana, con tutto quello che c'era di contorno, non sono più successe cose così eclatanti. Non so se per tutti è così, non credo. È stato un periodo della mia vita, quando ero molto giovane, puerizia, adolescenza, ricchissimo di incontri importanti che mi hanno formato anche. Poi è stata tutta una ripetizione un po' monotona del insegnare, scrivere, recitare, sì, certo, tutte cose bellissime, però non c'è più stato un evento che mi abbia cambiato la vita, voglio dire, no? Uno pensa sempre: ma succederà qualcosa, incontrerò qualcuno che mi fa perdere la testa, non lo so, cambiare città, ma quanto mai? Ecco, quindi la situazione interessante, vibrante, è stata quella della prima adolescenza e poi fino verso i 20-22 la gioia di scoprire l'amore per le lettere, gli studi, e poi il primo insegnamento, sì, questo, indimenticabile, no? Io ho cominciato a 19 anni a insegnare, è stato bellissimo, e lì ho capito, sì, certo, la scuola è la mia, come si dice, location naturale, dove devo essere io se non la scuola, è ovvio, no? Però poi è stato un po' ripetitivo, ecco, volevo dire questo.